puoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato. Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Diano Calzature, vieni a trovarci nelle sedi di Roccella e Siderno. Studio dentistico Dental M di Giovanni Marrapodi, uno studio d'avanguardia dove vengono eseguite tecniche di implantologia computerizzata assistita con risultati di eccellenza. Protesi fisse e mobili, impianti dentali, implantologia a carico immediato. Perché andare lontano? Qui soddisfiamo ogni tua esigenza con un'equipe medica proveniente direttamente da Messina. Ortodonzia per adulti e bambini, ortodonzia estetica, igiene orale, odontodiatria conservativa, otturazioni estetiche e intarsi, ed inoltre radiologia panoramica in sede. Questo e tanti altri servizi da Studio Dentistico Dental M, Bosco Sant'Ippolito, Bovalino, strada per Belloro. Studio Dentistico Dental M, per tornare a sorridere. Simply Monasterace, un supermercato vicino a casa per la spesa di ogni giorno. Un reparto gastronomia super assortito con salumi e formaggi tipici locali. Nuovo reparto ortofrutta e baguette calde per tutto il giorno. Tra le offerte del periodo trovi cordialità e simpatia al tuo servizio. All'esterno, ampio parcheggio riservato. Simply Monasterace, via Nazionale 110, Monasterace Marina. Semplice la vita. Sergio Mittica Trasporti, nel ricordarvi la completa disponibilità per le vostre spedizioni da e per Milano e Torino, vi auguro buone feste. Grandi Magazzini Europa 2000 della famiglia Bonfà. Da più di 50 anni si occupa di arredamento, prodotti per la casa, materiale elettrico, lampadari ed elettrodomestici con il grande marchio Expert. Nella struttura di oltre 3.000 metri quadri, un unico grande negozio, Casa Chic, dove puoi trovare le migliori aziende di arredamento, ovviamente sempre tutto garantito dal nostro slogan, qualità al miglior prezzo. L'esperienza maturata nel corso di due generazioni di mobilieri ha permesso di sviluppare un'elevata professionalità, oltre mezzo secolo di esperienza al servizio del cliente. Da noi puoi trovare un'ampia scelta per ogni soluzione, in stile o in design, il tutto ai prezzi più convenienti per il cliente. Bonfà significa la qualità al miglior prezzo. Grandi Magazzini Europa 2000 a Bianco. Le meraviglie regali da sogno è bomboniere per ogni evento, lista nozze, articoli da regalo, cado per nascita, quadri, bijou e confetti di ogni gusto. Per Natale regali da sogno a prezzi unici e imbattibili. E per i futuri sposi che decideranno di sceglierci, riceveranno in omaggio uno splendido regalo. Ci trovi in Contrada Vasì, di fronte al supermercato Simpli a Caulonia Marina. 342-50-42-513. Le meraviglie regali da sogno vi augura buone feste. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole.
La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavolonia Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, Gruppo Barbiero, a Cavolonia Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa. Vivi con noi la magia del Natale. Visita il nostro presepe. Un angolo suggestivo, denso di emozioni e sentimenti legati alla tradizione natalizia. In via Regina Elena, ex asilo Sant'Antonio a Cittanova. Aperto tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30. Per info 346 02 07 991 oppure visita il nostro profilo Facebook, il Presepe Cittanova. Ti aspettiamo! Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. L'appuntamento del weekend con la rassegna stampa di Telemia in diretta dallo studio centrale di Roccella per questo sabato 29 dicembre. Mancano due giorni alla fine dell'anno, tante le notizie che riportano i quotidiani calabresi, soprattutto i guai giudiziari del governatore calabrese Mario Oliverio con il Tribunale della Libertà che conferma le accuse per il governatore e soprattutto le altre notizie, quelle che riguardano il comprensorio. Ci occuperemo anche di calcio perché si torna in campo oggi all'ora di pranzo. La Juventus ospita la Sampdoria e intanto Massimo Oddo si dimette dal Crotone, dunque ancora un cambio tecnico in casa pitagorica con il ritorno di Giovanni Stroppa, Crotone tra l'altro in crisi. Di questo e di tantissimo altro ci occuperemo nel corso della nostra diretta che inizia con le prime pagine. Vediamo l'apertura che riserva Gazzetta del Sud. Oliverio, il Tribunale della Libertà conferma le accuse. Il governatore calabrese rimane costretto all'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore sotto inchiesta con l'ipotesi di corruzione pure l'imprenditore Barbieri. Subito le tre notizie in alto, i titoli sotto testata Reggio Comune, 3 milioni per le strade, minoranza critica, vedete i lavori stradali sotto i riflettori. Invece a Melicucco la scuola Domilani sarà demolita, questo è l'istituto inagibile. Riace, capodanno solidale col sindaco sospeso, San Silvestro in onore di Lucano tornerà ad animarsi, il borgo abbandonato dai migranti. Andiamo ad occuparci subito della fotonotizia di centropagina. Non è una bella cartolina quella che arriva da Reggio Calabria, dove regna ancora l'inciviltà. Infatti l'inciviltà non si ferma, la raccolta rallenta. Reggio, i rifiuti e le micro discariche. Per quanto riguarda le notizie di spalla, gli occhiali di Reggio e provincia, ci trasferiamo subito a Bagnara. Consiglio comunale, Tina Maceri eletta presidente, l'esponente della maggioranza che sostiene il sindaco Gregorio Frosina prende il posto di Francesco Oliverio, nominato assessore in sostituzione del dimissionario Rocco Dominici.
Rizziconi delitto abruzzese, perquisite le case di esponenti dei clan. Gli inquirenti non hanno dubbi. Marcello Abruzzese, fratello del pentito Girolamo, ex braccio destro del boss Crea, è stato ucciso a Pesaro per ordini dell'Andrangheta. Invece ad Ardore Marina, in un pacco, un mitra del 1943 come nuovo, sequestro. In una ditta di autotrasporti, da un pacco spedito a ignoti, spuntano un mitra da guerra inglese calibro 9, 1300 munizioni e 3 giubbotti antiproiettile. Abbiamo completato con Gazzetta del Sud e andiamo a dare un'occhiata subito all'apertura che riserva il quotidiano. Si parla ancora dell'inchiesta Lande Desolate, che vede coinvolto il governatore calabrese Mario Oliverio. Oliverio resta confinato a San Giovanni in Fiore. Il riesame conferma l'obbligo di dimora per il presidente. Intanto l'opposizione, Consiglio regionale della Calabria, chiede le dimissioni del presidente. L'opposizione riprende forza, rispunta dunque la richiesta delle dimissioni da parte della giunta. Governatore e staff delusi per l'esito inaspettato per quanto riguarda il Tribunale della Libertà. E poi l'intervista che vi consiglio di leggere all'interno: Morra e l'agguato di Pesaro, un monito dei clan per la Calabria. Qui vedete, in questa foto appare Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare antimafia. Ci spostiamo a Cosenza. Occhiuto ha in testa solo la regione, consueta conferenza stampa di fine anno del sindaco della città di Cosenza, che ormai è quasi certo il candidato a governatore della Calabria in vista delle prossime elezioni regionali di autunno. Vedete qui Mario Occhiuto durante la conferenza stampa di ieri. Dal GUP Calabria Verde, prosciolto invece Oliverio per quanto riguarda la vicenda Calabria Verde. La analizzeremo, la notizia, tra poco a pagina 2. Invece a Crotone, terzo settore, 7.000 firme anti Salvina. Gioia Tauro per il porto, via libera al piano triennale. Altre notizie: né turbini assenti, il sindaco di Ferruzzano indossa i guanti e pulisce le strade. Dobbiamo dire, bellissimo gesto del primo cittadino, un ottimo esempio. Chiaravalle, troppi danni, mobilitazione contro i cinghiali, un'emergenza. Vedete qui alcuni cinghiali. Poi a Reggio, le cliniche guardano a Catanzaro, i laboratori privati convenzionati attendono un provvedimento dalla regione. I lavoratori licenziati dovrebbero essere tutti riassunti negli ospedali pubblici. Era l'ultima notizia del Quotidiano del Sud, l'edizione di Reggio Calabria. Velocemente a quelle che sono le news riportate dal nostro portale: c'è un'allerta meteo per fine anno, gelo e neve in Calabria e Sicilia tra il 31 e il 1 gennaio, con le temperature che scenderanno vistosamente, ed è attesa anche la prima neve in montagna. Invece in bacheca tiene banco il caso Oliverio, altro avviso di garanzia qualche giorno fa per il governatore della Calabria. Intanto il presidente, per quanto riguarda l'inchiesta Land Desolate, il Tribunale della Libertà ha deciso che Oliverio deve rimanere a San Giovanni in Fiore. Infatti Land Desolate, ora l'opposizione chiede le dimissioni del governatore calabrese dopo la conferma da parte del Tribunale della Libertà per quanto riguarda le accuse. Ardore, scoperto e sequestrato un arsenale da guerra, armi perfettamente funzionanti. Poi regionali, le nomination ieri, l'ampio servizio nel nostro TG News con i possibili candidati. In questa foto appare Federica Roccisano, che dovrebbe essere una delle candidate della Locride in vista del prossimo voto regionale. Si fanno i nomi comunque di altri esponenti di spicco della politica regionale, soprattutto locridea, tra cui anche alcuni sindaci. Per quanto riguarda l'ultima battuta, vedete tante notizie che potete tranquillamente cliccare e leggere in tempo reale. Invece, per quanto riguarda lo sport, lo dicevamo, Crotone salta la panchina di Massimo Oddo, al suo posto torna Stroppa, il tecnico, a dire il vero si è dimesso. Situazione difficile, Crotone che non vince da oltre un mese ed è nelle zone basse della classifica, in zona playout. Fatti di musica, il promoter Ruggero Pegna tra le somme di un'altra edizione da record e annuncia i primi eventi anche del nuovo anno del 2019.
Non ci sono altre notizie per quanto riguarda il nostro sito, che terremo d'occhio da qui alla fine per qualche aggiornamento dell'ultima ora, per cui possiamo tranquillamente lasciare le prime pagine e andare direttamente ad occuparci di quelli che sono i temi più importanti che vengono riportati dai quotidiani calabresi per quanto riguarda l'interno, non prima di avervi ricordato che questa è la prima pagina di informazione che stabilmente vi offre Telemia ogni mattina con la nostra diretta. Apriamo con il quotidiano, andiamo subito all'interno, l'inchiesta Calabria Verde, vedete il GUP proscioglie Mario Oliverio. Andiamo subito dentro la notizia firmata da Paolo Orofino, al centro il distacco del sindaco di Acquaro. Vedete qui Franco Iacucci, il sindaco di Aiello Calabro e il presidente della provincia di Catanzaro, e qui gli operai di Calabria Verde al lavoro. Andiamo ad occuparci invece dell'inchiesta Land Desolate, qui invece c'è la conferma per quanto riguarda l'obbligo di dimora per il governatore calabrese. La decisione è stata presa dal Tribunale della Libertà nel primo pomeriggio di ieri. Il caso, manca la neve a Lorica, non si scia, e poi le reazioni, la minoranza dice dimissioni, regna un clima di incertezza per la nostra regione. L'opposizione nel Consiglio regionale della Calabria ha licenziato ieri pomeriggio un comunicato congiunto in cui annota che la decisione del Tribunale del Riesame di confermare l'obbligo di dimora per il presidente Oliverio apre un nuovo e pesante scenario nella vita politica e amministrativa della regione. I gruppi firmatari Forza Italia, Casa della Libertà e Fratelli d'Italia, e gruppo misto del Consiglio regionale della Calabria, aggiungono l'impossibilità fisica del capo dell'esecutivo di esercitare il suo ruolo di rappresentanza e di guidare i prima persona i processi decisionali, non sappiamo per quanto tempo, getta la regione in uno stato di assoluta paralisi che la Calabria non può permettersi in questa fase, per cui chiediamo le dimissioni del presidente della regione Calabria. L'opposizione, restiamo garantisti, dice, ma è la situazione politica a richiederlo. Noi andiamo avanti perché ci andiamo ad occupare di questa intervista che vi abbiamo anticipato in prima pagina qualche istante fa, l'ha realizzata Antonio Anastasi. Renderemo impermeabile la protezione. Il presidente dell'antimafia Morra parla dell'agguato di Pesaro. Un'azione come questa, dice, rafforza la presa dei clan in Calabria. Vedete qui il luogo del delitto avvenuto a Pesaro, e qui il presidente della commissione antimafia Nicola Morra. Poi le indagini, perquisizione pura Rizziconi, forse si festeggiava al cenone. Questo è l'approfondimento. Il pentito dal sindaco, resterò in questa città, e dunque questo per quanto riguarda le indagini dopo i fatti di sangue di Pesaro. Calabria adesso, le pagine regionali che anticipano i temi tra poco di Locride e Piana. Cosenza, alla Calabria serve una svolta vera. Il sindaco della città di Cosenza, l'architetto Mario Chiuto, rompe ogni indugio sulla sua candidatura a governatore calabrese. Chiuto attacca la vecchia politica che ha pensato solo a boicottarmi. Ieri conferenza stampa di fine anno del primo cittadino di Cosenza, eccolo insieme al suo vice Iole Santelli. I temi della sicurezza, 7.000 firme contro il decreto, le associazioni chiedono il ritiro delle norme di Salvini, qui la conferenza stampa. Altre notizie, la prima arriva dalla Piana, 5 frondi, un'azione legale contro il federalismo fiscale decisa dal Consiglio. A fianco Reggio Calabria, il caso, doppia beffa per i partecipanti al concorso dell'Arcea, selezione sospesa e niente rimborsi. Invece a Ferruzzano gli operai non vanno al lavoro, le strade le pulisce il sindaco. Su 6 dipendenti presente uno solo, vedete il sindaco Domenico Silvio Pizzi col maglione grigio all'opera a raccogliere la spazzatura. Un gesto senza dubbio importante e che fa eco oggi in tutti i quotidiani calabresi. Un bellissimo esempio quello impartito dal primo cittadino di Ferruzzano. Complimenti. Gioia Tauro, Porto, ok al piano triennale, questa è la notizia che appare a pagina 6. Agostinelli, tutti gli obiettivi assegnatemi sono stati raggiunti, il comitato approva anche il bilancio di previsione, soddisfatto il commissario. Vedete qui in questa veduta l'area del porto di Gioia Tauro e la riunione di ieri del comitato portuale. Invece a Lamezia Terme, risanamento economico e nuovi progetti per Terina, il presidente della fondazione fa un bilancio. Vedete Gennarino Masi, presidente della fondazione,
Fondazione Terina di Lamezia Terme. Noi proseguiamo perché ci sono tante news importanti quest'oggi. Pagina numero 7, l'appello cinghiali, emergenza da affrontare. Troppi danni, chiesta la mappatura, come avviene in altre zone d'Italia. Iniziativa Chiaravalle, intanto nel Catanzarese, con in testa comitati e diversi amministratori del territorio. Qui un gruppo di cinghiali in questa foto riportata da Dario Macri. La cronaca, un mitra da guerra scoperto ad Ardore, era nascosto in un scatolone insieme alle munizioni necessarie. Risale al 1943, indaga la procura di Locri. La pagina di Reggio adesso. Le cliniche guardano a Catanzaro. I laboratori privati convenzionati attendono un provvedimento da parte della Regione Calabria. I lavoratori licenziati dovrebbero essere tutti riassunti negli ospedali pubblici. Vedete intanto la protesta nel parcheggio privato dell'Istituto Clinico De Blasi la scorsa settimana. Comune di Reggio, manutenzione stradale, stanziati oltre 3 milioni. Ulteriori 3 milioni e 600 mila euro per il 2019 saranno destinati alla manutenzione stradale a Reggio Calabria. Lo ha deciso il Consiglio Comunale, che si è riunito ieri mattina, convocato in seduta straordinaria per l'ultima seduta del 2018. Direttamente alle notizie che riguardano la provincia, è tempo di bilanci per tante amministrazioni comunali in questo fine 2018. Intanto a Melito scontro in aula, l'opposizione esce bocciata la mozione di Minnita e Ghiaria in favore dell'Onlus. Approvate con i soli voti della maggioranza le variazioni di bilancio in scadenza. Vedete la seduta del Consiglio Comunale di Melito Porto Salvo. A Bagnara Calabra, sempre nel Regino, Annunziatina Maceri, prima donna alla guida del Consiglio Comunale. Oliverio, assessore, qui vedete la seduta del Consiglio Comunale di ieri. Area metropolitana, Poste, pensioni dal 3 gennaio, assicurazione contro i furti. A Villa San Giovanni, seduta lampo, niente streaming, palazzo oscurato. Sempre a Villa, opposizioni, noi, la maggioranza dei cittadini villesi. Siamo già alla Locride, andiamo a dare un'occhiata subito all'apertura. La notizia è dedicata a Marina di Gioiosa, Rigopiano, Mazzia tra gli indagati. Nei guai il presidente della commissione prefettizia del comune di Marina di Gioiosa. Nuovo fascicolo per la tragedia della valanga che provocò 29 morti nel gennaio 2017. Vedete in questa foto Sergio Mazzia, che fa parte della triade commissariale che governa il comune di Marina di Gioiosa ormai da oltre un anno. Il libro Fava, con Fortugno era partito il cambiamento strutturale della politica, il servizio a firma di Agostino Belcastro. Invece a Sederno il comitato della Locride ha promosso il pranzo di Natale per gli associati dell'IPA. Potranno iscriversi anche i simpatizzanti delle forze di polizia. Andiamo ad occuparci della pagina numero 13, i temi sono quelli ancora della Locride, il sindaco si trasforma in Netturbino, indossa la tuta e le scarpe per aiutare l'unico dipendente presente. Ieri mattina 5 dei 6 lavoratori ex LSU e LPU non si sono presentati al lavoro, un gesto generoso, ma soprattutto vedete il sindaco di Ferruzzano costretto a fare il Netturbino nell'interesse della sua comunità, un bellissimo esempio. Monasterace, lungomare e centro di aggregazione giovanile, ecco le opere in cantiere. Nel 2019 due interventi importanti per il territorio. Invece a Caulonia sul palco il coro gospel all'auditorium Frammartino. E ancora Rai 2, i giovani sempre di Caulonia in primavera ritornano in TV, mezzogiorno in famiglia a Stilo, in ospedale la banda suona per i bambini alla pediatria di Catanzaro. C'è un'altra pagina dedicata alla Locride, la andiamo subito ad analizzare, ad approfondire. Istruzione Caulonia, il sindaco, una scuola di qualità per Caulonia. Il progetto del comune è risultato sesto nella graduatoria degli ammessi ai fondi. Invece a Brancaleone si parla di depurazione, ok ai lavori urgenti. Resoconto e auguri di buon anno della commissione straordinaria. È stato avviato anche l'iter per i lavori di ripristino e agibilità del campo sportivo. Vedete qui la triade commissariale
del comune di Brancaleone. A Bovalino, premio La Cava ad Ammirati, vince con l'opera Due mogli, 2 agosto 1980. E qui un momento della premiazione. A Gioiosa Ionica, preti che si innamorano e scelgono di formare famiglie imitati da suore. Il nuovo libro del vaticanista Enzo Romeo, Lui, Dio e Lei. Qui la presentazione del libro a Gioiosa Ionica. Abbiamo completato con la Locride, siamo già alle notizie della Piana in questo finale di prima parte. SOS stipendi, disagi per i lavoratori, a Rizzico neanche il Capodanno sarà amaro per gli addetti alla raccolta dei rifiuti. Due gli stipendi arretrati dovuti dall'azienda Murache SRL di Lamezia Terme, questo nel sottotitolo. E ancora, il sindaco di Rizziconi sostiene gli operai. A Cittanova invece concerto per una vera solidarietà, raccolta fondi per l'acquisto di kit sanitari per le scuole locali. Qui vedete il centro congressi di Cittanova. Voltiamo pagina e ci soffermiamo ancora ai temi della Piana. Il piccolo centro di San Pietro di Caridà sulla strada provinciale 4 e strada provinciale 61, impegno della città metropolitana sulla viabilità, ci mettono la faccia. Il sindaco annuncia l'abbassamento dei parametri delle imposte comunali. Vedete qui sindaco, giunta, presidente e vicepresidente del consiglio comunale e consiglieri. Sui tributi pregressi sarà possibile chiedere la rateizzazione, vedete qui Demetrio Marino. Invece a Polistena in marcia il popolo della pace, in programma il 1 gennaio. Donde Massi, scuotiamo dal sonno i cittadini. La marcia della pace dello scorso anno a Polistena, un appuntamento che si rinnova il 1 gennaio in una delle città più importanti della Piana, ovvero Polistena. Andiamo avanti, adesso ci spostiamo subito a Melicucco, la scuola bocciata all'esame, esito negativo sull'adeguamento sismico del plesso Don Milani. Fu inaugurato nel 1967, il sindaco Valeriotti firma l'ordinanza di chiusura. Vedete qui il plesso scolastico Don Milani. Invece ad Oppido Mamertina, dopo 70 anni è sempre di sana e robusta costituzione italiana, convegno promosso all'Istituto Gemelli Careri. Rosarno, un presepe vivente incantevole, centinaia di persone in una fila interminabile hanno elogiato il gruppo famiglia. Il 5 gennaio ci sarà la nuova rappresentazione, al seguito un corteo di fiaccole. Apertura il 26 dicembre alla presenza del sindaco, qui la fiaccolata di mezzanotte a Rosarno verso il presepe vivente. Siamo già allo sport, Leonardo Blinda Ringhio Gattuso, la capolista Juventus, oggi all'ora di pranzo ospita la Samp, una gara importantissima per la formazione di Massimiliano Allegri che vuole chiudere questo 2018 con una vittoria da allungare in classifica. Applausi e problemi per il Cosenza dopo l'ultimo pareggio 0-0, invece il Crotone è in crisi, si dimette Massimo Oddo, ritorna Giovanni Stroppa che torna così alla guida dei Pitagorici, un nuovo ribaltone per cercare di recuperare una situazione che si è fatta delicata. Massimo Oddo opta per le dimissioni, la società richiama così Stroppa, speriamo che Stroppa possa dare un volto nuovo a questa squadra che si trova nei bassi fondi della classifica. A Reggio Calabria invece la regina avanti con fiducia, domani al Granillo arriva il Trapani secondo in classifica, avversario che si affronterà al completo. Hanno da chiudere in bellezza per sperare poi nel mercato e nella nuova società. La regina vuole chiudere questo 2018 con un altro sorriso. Catanzaro squalificata, Auteri e il suo vice indisponibile per la prossima sfida. Lame in forza anche Signorini, Panchina andrà il preparatore dei portieri. Si parla anche delle squadre della Serie D, Roccella e Locri, andiamo a dare un'occhiata, Roccella e Locri alti e bassi, rivoluzionati anche gli organici, ma ci sarà ancora da soffrire in questo campionato, entrambe le squadre hanno cambiato tecnico e devono salvarsi. Per la Cittanovese il bicchiere è mezzo pieno in casa della Cittanovese, si è pagata la mancanza di equilibrio, sesto posto ma anche tanti gol incassati, tanto lavoro senza dubbio per il tecnico Mimmo Zito che siamo convinti saprà dare una svolta a questo campionato della Cittanovese nella seconda metà del campionato. Ci fermiamo qui con quelle che erano le notizie anche del calcio in coda. La rassegna stampa di Telemia per quanto riguardava la prima testata calabrese che abbiamo ospitato, ovvero il quotidiano del Sud. Spostiamo la nostra e la vostra attenzione invece su Gazzetta per arrivare direttamente a quelle che sono le pagine regionali Calabria. Si parla della vicenda giudiziaria che vede coinvolto il governatore calabrese Mario Oliverio e tantissime altre notizie, ma andiamo con ordine. Pagina 21, i guai del presidente mandano il centro-sinistra in subbuglio, si chiedono
arrivano le dimissioni intanto del governatore. Attività amministrativa quasi paralizzata alla cittadella, all'orizzonte un vertice di maggioranza e poi capiremo cosa veramente verrà fuori. E il centrodestra unito rompe gli indugi, ora serve un passo indietro. Vedete qui palazzo della cittadella dove ha sede la giunta regionale. Intanto il Tribunale della Libertà conferma le accuse a Oliverio. Il governatore della Calabria, indagato per corruzione e abuso d'ufficio, rimarrà all'obbligo di dimora nel comune di San Giovanni in Fiore. Nel sottotitolo scrive Arcangelo Badolati l'ipotesi corruttiva contestata pure all'imprenditore Barbieri e all'ingegnere Tucci. In questa foto a Palazzo di Giustizia vedete il governatore Oliverio mentre si dirige al Tribunale della Libertà. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Nicola Gratteri, dagli aggiunti Luberto e Capomolla e dai PM Falvo e Prontera. Assoluzione piena per il presidente della provincia cosentina nel luogo a procedere per gli altri tre imputati. Questo per quanto riguarda la vicenda Calabria Verde, trasferimento sospetto, si sfalda l'inchiesta. Scagionato Oliverio, Trematerra, Arilia e Iacucci. Per l'ipotesi di abuso d'ufficio soltanto due rinvii a giudizio. Il processo inizierà intanto a marzo. Assolto vedete Franco Iacucci che appare in questa foto. Sulla vicenda Land Desolati il manager è davanti al riesame il 3 gennaio, i giudici hanno intanto disposto l'obbligo di dimora per il direttore dei cantieri di Scalia Marco Trozzo. In questa foto intanto Giorgio Barbieri, l'imprenditore. Voltiamo pagina, temi regionali Calabria ancora. Per cambiare decisamente argomento vi segnaliamo questa notizia che domina e fa eco a pagina 22. Estintori sui binari ferroviari, indagati due ragazzini. All'interno della galleria Santo Marco deraglione, i mesi scorsi il treno che collega Paola a Cosenza. I minori hanno rischiato di creare grave pericolo ai treni in transito. Vedete la galleria maledetta, gli estintori posti sui binari della Santo Marco. Niente concorso né rimborso, Arcea sotto accusa, Gianluca Gallo sollecita chiarimenti. Il capogruppo della Casa della Libertà denuncia la vana attesa di oltre 3.000 candidati. C'è un'intervista con Gianluca Gallo realizzata da Domenico Marino. Sprechi alimentari Calabria flop, i fondi del Ministero vanno altrove, i pochi progetti presentati non sono stati ritenuti idonei, bocciate le idee definite dall'Università di Reggio Calabria, della città metropolitana dello Stretto e di altri comuni. Voltiamo pagina, siamo nella parte finale della rassegna stampa del weekend. Caos e rifiuti a Reggio tra raccolta, rilento e inciviltà. Ma quanta inciviltà, vedete come si evidenzia da queste fotografie. Città veramente sporca, quella di Reggio Calabria. Le immagini della spazzatura sulle strade che vengono poi sistematicamente pulite dagli operatori dell'AVR. Proseguono senza sosta le attività di pulizia straordinaria in tutto il territorio, ma regna purtroppo l'inciviltà dei tanti cittadini. Tregua nella avvertenza che interessa i lavoratori, pagato novembre, si attende adesso la tredicesima. Oltre 3 milioni di euro per le strade, la minoranza contesta la delibera, ultima riunione dell'anno del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Poi la sanità privata a tenere banco, e la sanità privata in convenzione si apre la fase del confronto. La Regione ha scritto una nota dopo l'incontro in prefettura, consentita la proroga straordinaria per la firma dei contratti. Vedete una delle tante manifestazioni di protesta, la protesta quella che si è tenuta qualche giorno fa davanti alla sede dell'Istituto Clinico Privato De Blasi. Adesso possiamo tranquillamente occuparci di quelle che sono le notizie della Tirrenica, ad iniziare da Sinopoli. La truffa milionaria non favorì il clan Alvaro, questo per quanto riguarda la giudiziaria. A Bagnara, lo dicevamo prima, Tina Maceri, presidente del Consiglio Comunale, la minoranza invece a Villa attacca. Così non si va avanti, gli argomenti caldi tenuti lontani dall'aula, dopo aver disertato il Consiglio Comunale a Villa San Giovanni. Slogan e propaganda, ma bisogna assumersi la responsabilità di decidere e risolvere le questioni importanti. Sempre a Bagnara Calabra, eliminata la fuoriuscita in zona Ponte Caravilla, acque meteoriche e liquami fognari per un pozzetto ostruito. Nuova linfa per l'ufficio tecnico a Villa da Roma, un part-time, ovvero l'ingegnere Albanese, ma anche il responsabile dalla condanna di Morabito nel processo Banda Falò.
Adesso andiamo avanti, pagina 29, Melicucco, verifiche sismiche alla Domilani, scuola chiusa dovrà essere demolita. Assemblea convocata in municipio dal sindaco di Melicucco, Salvatore Valerioti, 1 milione di finanziamento ministeriale, progetto comunque a buon punto. Vedete l'assemblea sulla chiusura della Domilani che non è a norma. Donati giochi educativi per le scuole dell'infanzia, associazione Prometheus di Palmi, iniziativa in sinergia con l'amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Ranucci. A Varapodio, altro centro della Piana, l'orchestra giovanile incanta il pubblico, concerto nella chiesa di San Nicola Varapodio, la cantante Elenia Sorace ha interpretato tantissimi brani. Taurianova, maggioranza ancora assente invece in consiglio, a Cinque Frondi ordine del giorno contro il federalismo fiscale. Il consiglio comunale di Cinque Frondi, primo in Italia ad approvarlo. Il meccanismo di riparto penalizza i territori che hanno già meno servizi. Invece a Polistena la comunità si mobilita per la pace. Il 1° gennaio a Polistena la 31ª edizione della marcia di Capodanno. Partenza alle 18.15 dalla chiesa della Santissima Trinità con arrivo al Duomo. Vedete? Vedete qui marcia della pace di Capodanno, questa è un'immagine molto partecipata oltretutto dell'edizione del 2018. Ancora Tirrenica, Palmi perquisizione a Rizzicone per l'omicidio bruzzese, l'uomo, fratello di un pentito di 'ndrangheta, è stato ucciso a Pesaro, era tornato dalla Francia solo il giorno prima. Anche Girolamo, ex braccio destro del boss Teodoro Crea, vive nelle Marche da diversi anni. A Rizziconi costituiti commissioni e gruppi consigliari. Sempre a Rizziconi rifiuti, lavoratori ricevuti invece al comune. Il sindaco ha elogiato il loro senso del dovere pur senza stipendi. Vedete qui Alessandro Giovinazzo, da oltre un mese è sindaco di Rizziconi dopo aver vinto le elezioni del 21 di ottobre. Europei, Fratelli d'Italia con Wanda Ferro, Rosarno, la soddisfazione del coordinatore Aurelio Timpani. Gli altri candidati saranno Fausto Orsomarzo e Alessandro Nicolò. Qui Aurelio Timpani, coordinatore di Fratelli d'Italia a Rosarno. A Gioia Tauro sì al piano operativo triennale, bacino di carenaggio in appalto, seduta di comitato portuale all'autority di Gioia Tauro. Previsti interventi anche per i porti di Taureana e Villa San Giovanni. Bilancio di previsione chiuso con un passivo di 4,3 milioni di euro, totalmente coperto dall'avanzo presunto. Comitato portuale, vedete la seduta dedicata al piano operativo triennale, quella di ieri. A Lauriana di Borrello, altro centro della Piana, il mercato coperto riaprirà battenti. L'associazione Aragone non ha trovato i fondi per farne un auditorium. Qui mercato coperto tornerà a svolgere la funzione originaria. Lauriana di Borrello vive un momento di grande difficoltà, comune commissariato e anche le strade non sono delle migliori. C'è un problema per quanto riguarda la viabilità, strade molto dissestate per raggiungere la cittadina di Lauriana di Borrello. Varapodio e Rizziconi, borghi incantati, siamo alle notizie di primo piano di Gazzetta, viaggio alla scoperta delle tradizioni natalizie della provincia. I presepi viventi hanno coinvolto le suggestive vie del centro storico e le intere comunità. Grande l'emozione dei sindaci Fazzolari e Giovinazzo, i due primi cittadini di Varapodio e Rizziconi. Ecco alcune belle immagini dei presepi viventi che si sono svolti in queste città. San Roberto Melicucco e le sagome di Gioiosa Ionica, altri presepi in bella vista nelle pagine di Gazzetta di oggi. Qui Gioiosa Ionica, il suggestivo percorso a sagome realizzato da Corrado Armocida, complimenti all'artista gioiosano. Stiamo per chiudere, ma prima ancora notizie di primo piano e tra poco Locride. A Gesce Masci a Rosarno la collaborazione fa la differenza, il mondo scout della provincia. Vedete qui un gruppo nutrito di giovani, giovanissimi, si impegnano nel sociale. A Taurianova, nel segno di Chiara Petullà, donarsi agli altri incondizionatamente. Nell'organico anche da Cittanova 10 capi, 25 lupetti e 14 reparti. L'associazione è rinata per rendere omaggio alle 17enne investita da un SUV nel 2014. Bovalino, siamo già alla Locride, il ricambio generazionale e il problema di Bovalino, una realtà a Gesce nata nel 1987. Sebastiano Candido, stiamo cercando di sensibilizzare la comunità. Vedete qui uno degli ultimi incontri sul territorio per quanto riguarda gli scout. Palmi, la storia lunga 20 anni del gruppo Teresa Vaticano, la sede è nella parrocchia di San Nicola e il motore del progetto educativo è costituito da 19 unità. Adesso i temi della Ionica, Condofuri, nuovo alberghiero, la minoranza chiede garanzie sui tempi, Condofuri lettera, d'insieme si può, si eviti il rischio di
di creare un altro ecomostro sul modello della Bachelet. La maggioranza stampellata ancora una volta evita lo stallo. Melito Portosalvo, tutti presenti gli 8 consiglieri a fronte dei soli 7 d'opposizione. Tanto per cambiare, decisiva l'assenza dell'ex assessore De Pietro, inevitabili polemiche, Minniti avrebbe voluto parlare di bilanci. A Montebello, gestione del servizio idrico, approvato il regolamento, invece a San Lorenzo, altro centro del Regino, varata una serie di interventi per la frazione San Pantaleone, l'annuncio del primo cittadino. A Bova si presentano le cronache dell'ex sindaco Zavettieri, Bova Marina, oggi pomeriggio all'IRSEC. Chiudiamo la nostra rassegna stampa con le notizie che arrivano prima da Brancaleone, poi le altre news del comprensorio. Torre Galati, un gioiello architettonico tutto da riscoprire. Brancaleone, ad accendere i riflettori è stato il gruppo Calabria Experience fondato dalla Proloco. In aperta campagna è raggiungibile attraverso un sentiero solo pedonale. Vedete nella torre la bella iniziativa di Brancaleone. Roccella, da un pacco spedito a ignoti spunta la mitragliatrice del 43 Ardore Marina, l'arma da guerra scoperta in una ditta di autotrasporti con 1300 munizioni e 3 giubbotti antiproiettili. Vedete qui in questa foto, residuato bellico, l'arma è perfettamente funzionante, probabilmente chi l'ha ordinata intendeva usarla. Alcune notizie in brevi che andiamo a scoprire insieme. La prima arriva da Gerace: stamattina i bambini pompieri per un giorno, la bella iniziativa alle ore 10 in piazza a Gerace. A Gioiosa Ionica, per la cronaca, arrestato per rapina, ottiene gli arresti domiciliari. A San Luca, giudice incompetente, sorveglianza sospesa. Andiamo avanti ancora, Locri, vertenza cardiologia UTC, gli operatori in sciopero, e questo il punto di domanda. L'annuncio di Sera e Rubino della CISL, denunciate condizioni invivibili, auto danneggiate e anche minacce di morte. Vediamo la foto, qui CISL FP, i segretari provinciali Vincenzo Sera e Pino Rubino, che fanno un po' il punto della situazione su questa vertenza anche della cardiologia dell'ospedale Locrese. A Siderno, viaggio tra le meraviglie del regno delle due Sicilie, si presenta il libro di Carreca, appuntamento giovedì prossimo nella parrocchia di Santa Maria dell'Arco di Siderno. L'ultima pagina ci porta direttamente a Siderno, vedete spazzature, ambiente, gli auspici dell'osservatorio. Piazza Mercato continua a essere una nota dolente purtroppo della città di Siderno. L'appello è in particolare per la promozione dell'acqua pubblica e la riduzione dei contenitori in plastica, ma c'è da vigilare anche sulla pulizia della città, che ancora lascia molto a desiderare. Qui vedete il sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, capodanno in onore di Lucano, ma l'uomo dell'accoglienza non ci sarà. Ha annunciato una notte di San Silvestro all'insegna della solidarietà al sindaco sospeso. Mimmo Curdu è sotto divieto di dimora in attesa del processo, lo scrive ancora Armando Scuteri in questo ampio servizio, parlando anche dell'iniziativa di questo capodanno a Riace. A Placanica, un Natale all'oratorio con i colori della gioia, è stata una bella festa. Per una sera niente giochi elettronici e telefonini, e tutti felici di stare insieme. Vedete qui come una volta un momento della giornata trascorsa all'oratorio di Placanica. Invece a Mammola, la via dei Borghi domani fa tappa al Musaba di Nick Spatari, il grande museo all'aperto. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava Gazzetta del Sud, non vediamo aggiornamenti neppure sul nostro portale, per cui la nostra rassegna stampa del weekend datata 29 di dicembre si completa qui. Ci ritroveremo per l'ultima rassegna stampa del 2018 con tanto di auguri e lunedì naturalmente per chiudere questo 2018 con i quotidiani calabresi, e naturalmente vi rinviamo anche al nostro TG News delle 13:30 di oggi con tutti i servizi della giornata. Grazie perché ci avete preferito sul canale 85 e in diretta anche su Facebook per tutto il mondo. A tutti voi un sereno e felice weekend di fine anno. Arrivederci.
Abbiamo incontrato molte persone nella nostra lunga esperienza. Erano industrial, contemporanee, classiche, shabby chic, moderne. Ma tu, di che stile sei? Tu che ami la tua casa e vuoi un arredamento che abbia la tua personalità. È per questo che ti abbiamo chiesto di che stile sei. Arredo Casa, via Cusmano, a Locri. Arredo Casa è anche un'originale idea regalo. Arredo Casa, lo stile che vuoi. Conad Riace, prezzi bassi e fissi bloccati per tutto l'anno su 180 prodotti a marchio Conad. Reparto bio e alimenti senza glutine. Da noi trovi anche pane caldo appena sfornato. Nel reparto gastronomia trovi i migliori prodotti a chilometri zero. Un ampio reparto ortofrutta con ortaggi e frutta fresca locale e di qualità. Tra le offerte del periodo trovi... Se sei cliente Conad, grazie alla raccolta punti potrai scegliere tanti regali delle migliori marche e buoni spesa tutto l'anno. All'esterno, 1800 metri quadri di parcheggio. Conad Riace, via Nazionale 31, Riace Marina. Persone, oltre le cose. Officina Audino. Lavori fatti con grande accuratezza e precisione. L'officina è lieta di presentare a tutta la sua clientela il nuovo generatore di idrogeno, capace di farvi risparmiare carburante dal 30 al 50% e non solo, emissioni di CO2 pari quasi a zero. Pensate, solo con l'uso dell'acqua distillata. Inoltre l'officina propone il servizio gomme nuove e seminuove con equilibratura e convergenza, tutto computerizzato. Altro servizio di cui disponiamo è il lavaggio. Officina Audino, strada provinciale a Cavologna Marina, l'auto dalla A alla Z. Genuinità e qualità distinguono il nostro operato. Nonna Lucia è panificio e macelleria, direttamente dai nostri prati sulla tua tavola. Il pane cotto nel forno a legna proprio come faceva Nonna Lucia. Tutto è rimasto come un tempo. L'alimento principe della nostra tavola, il pane di Nonna Lucia, è fatto solo con prodotti naturali. E inoltre focacce, pizze, mille altri modi di trasformare il pane. Panificio, macelleria, Nonna Lucia, via Pitagora 31 a Caulonia Marina. Nonna Lucia, la genuinità che vi conquisterà. Centro Medico Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada riposo, a Locri. La scienza medica al servizio del paziente. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007.
manifestazioni e spettacoli di piazza, spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess, servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi, mascotte gonfiabili, teatro di burattini, cabaret, serate karaoke e balli di gruppo, animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Lochi e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324-69-077-28. Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavologna Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, Gruppo Barbiero, a Cavologna Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa.